Anche quest'anno ha inizio il Memorial Rolando Certa, la festa del volontariato, una 3 giorni di volontariato nel centro storico di Mazara del Vallo. Come si stanno svolgendo questi 3 giorni? Allora, intanto partiamo dalle motivazioni perché abbiamo unito il Memorial con la festa del volontariato. Siccome finalmente dopo 3 anni di programmazione siamo riusciti ad avere approvato da Unicredit e da Fondazione Con il Sud i finanziamenti per la realizzazione della casa del volontariato di cui abbiamo già parlato ed eravamo in corso di organizzazione del Memorial, abbiamo fatto coincidere i due aspetti, l'attività sociale svolta da mio padre con l'attività di volontariato che noi come organizzazione di volontariato svolgiamo sul territorio di Mazara. E questi 3 giorni come nascono? Nascono con un po' di allegria perché appunto grazie a questa novità della Casa del Volontariato, che è la terza in tutta Italia che nasce tra l'altro, e abbiamo avuto un grande entusiasmo, una grande voglia di ripartire. Un grande successo in questi 3 giorni. Tra l'altro un grande successo perché sia ieri mattina in Via Giotto, stamattina a Garibaldi, ieri sera negli spettacoli di ieri sera abbiamo avuto pure un grande successo, devo dire che ci sentiamo gratificati. No, Resta la giornata di domenica. Quali saranno gli appuntamenti da seguire? Allora, questa sera c'è un altro spettacolo che è simile a quello di ieri sera, però in più si aggiunge un po' di cabaret perché ci saranno Calandra e Calandra. Domani sera ci sarà l'ultima serata, la presenterò io, e avremo la parte finale, ci sarà un mezzo spettacolo tutto con musiche di Rosa Balestrelli e l'altra metà di spettacolo verrà realizzata da Cola Band, tutto siciliano. Chiudiamo con un tono tipico del nostro territorio. Perfetto, quindi invitiamo tutti i cittadini a partecipare al festival del volontariato, al Memorial Rolando Certa, qui in piazza Mocarta anche domani.